Ciao ragazze, sono tornata. Allora, sono tornata qui in Germania, sono a Colonia, sono tornata ieri. È passato tantissimo che non faccio un video. Ne ho fatti due durante l'estate, pochissimi, ma non mi aspettavo di non avere voglia, di non avere idee. Più che altro non avere voglia. Sono un po' appesa, forse. Sono appesa. Però eccomi qui perché ho un po' di novità. Come vedete sono manica lunga perché qui in Germania fa un freddo cane. Anzi, oggi ci è andata bene. Come ho detto e stradetto su YouTube, su Facebook, ci sono delle novità. Non aspettatevi cose pazzesche, sono novità tranquille, non esagerate, però che cambiano la mia vita perché si ritorna in Italia. Ebbene sì, invece di fare come stiamo facendo adesso, cioè vivere in Germania e tornare in Italia un po' di volte, faremo il contrario, cioè stiamo in Italia e torneremo un bel po' di volte qui in Germania. Quindi adesso mi vedete, per qualche giorno mi vedrete. Il 6 riparto, il 6 settembre, quindi tra qualche giorno. Riparto e mi trasferisco appunto in Italia, ritorno in Italia, nel paese del mio ragazzo in montagna, dove abbiamo una bellissima casa con un bellissimo giardino, tanti pappagalli e due cani che ci aspettano. Siccome ci sono tantissime altre novità che voglio fare. Ma insomma, vedremo più avanti di svelarle queste novità sempre in ambito della mia vita, nelle cose private, insomma, non che c'entri con YouTube e voi. Però volevo rendervi, insomma, partecipi di questo cambiamento, che sarà un bel cambiamento. Perché non so per quanto tempo non avrò internet fino a quando non mettiamo la connessione lì, in Ciociaria, terra di emozioni. Quando arrivate col treno da Roma, leggete Ciociaria, terra di emozioni. E vabbè, e saremo veramente, siamo a mezz'ora di macchina da Roma. È vicinissima a Valmontone dove c'è un outlet gigante con la Kiko, altri negozi di bellezza, con negozi di vestiti, che non so dire insomma, tantissimi. Quindi così, ma ci sarà naturalmente quando tornerò in Germania, mi comprerò la Essence e tutte le cose che in Italia non si trovano. Quindi sarò avvantaggiata anche su questo punto perché tornerò comunque qui. Che altro dirvi? Quindi dicevo, mi ero scordata. Dopo il 6 io non avrò la connessione per non so quando. E per questo un po' mi dispiace tantissimo perché non so quando avrò la connessione. Io spero il prima possibile. Abbiamo un bel po' di cose da fare. Casa. Speriamo che la cosa è fattibile in un tempo fattibile, non sia esagerato come tempi, stare senza internet, senza YouTube. È un casino. Ma vabbè, insomma, si fanno queste cose e sì, aspetta. Però il bello è che sono vicino a voi e più in là quando mi aggiusterò, quando avremo la connessione, quando sarà tutto a posto, vedremo insomma, di incontrare qualcuno a Roma. Se volete, ci incontreremo a Roma. O comunque sono un po' più vicina a voi e questo mi
Mi fa molto 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 piacere, sarò vicino appunto anche alla mia famiglia che riuscirò a vedere più spesso, anche se mi sono dedicata interamente 20 giorni alla mia famiglia, al mare, queste cose qui. E vabbè, poi quando sarò lì vi farò conoscere tutti gli animaletti di casa. Nel futuro c'è una cosa carina da fare, vediamo. Vediamo, piano piano, io e il mio ragazzo ci stiamo ingegnando. Vabbè, insomma, stiamo pensando di fare tante tante cose e vediamo di realizzarle. Speriamo. Crociamo. Niente, mi siete mancate tantissimo. Ma tanto, 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 tanto. Anche se alcune di voi le ho sentite per telefono. Volevo chiamarle anche queste persone che ho sentito, ma tra una cosa e un'altra è andata. E niente, volevo salutare la Lulu e volevo salutare Antonia, che è quelle che ho sentito più spesso anche tramite telefono, e tutte quelle che mi hanno anche cercato, salutato. Su YouTube e tutto il resto. Grazie ragazze, vi voglio bene e mi raccomando, non scordatevi di me. Domani spero, domani non lo so, vediamo, questi giorni, diciamo così, questi giorni spero di fare una review, farvi vedere insomma i vari acquisti che ho fatto, pochi, vari acquistini che ho fatto e alcuni premi che ho ricevuto tantissimi secoli fa che erano in Italia e io non li ho potuti avere subito. Qualcosa ho qui, altro ho lasciato già vicino Roma. E niente, ragazzi, io divento Ciociara. Sono più una Tolchlo. Ma ragazze, e vi faccio i video. Riesco, devo riuscire a farvi video sulle cose che ho comprato. Ciao ragazzi, grazie di tutto per l'affetto che mi avete dimostrato, per la pazienza che dovrete avere più in là, cioè tra 6 giorni, dovete avere un po' di pazienza ragazze, ma ci sarò, vi penserò, magari vi mando un messaggio tramite qualcuno. Niente, ciao.